oggi la serie degli incontri danteschi organizzati dal Comitato di Genova della Dante Alighieri in collaborazione con la Società Economica di Chiavari e con l'ospitalità che ci viene offerta dalla Biblioteca Universitaria di Genova. Questi incontri sono sollecitati dal settimo centenario della morte di Dante e sono distribuiti in molte località della Liguria, oltre a Genova e a Chiavari, in effetti in altre dieci località liguri e anche in una al confine con la Liguria ma in Piemonte, cioè Voltaggio, queste località ospiteranno questi incontri che sono raggruppati sotto il titolo generale di Dante, La Liguria e altro. Naturalmente questi incontri avremmo voluto, quando abbiamo preparato il programma, che si potessero svolgere tutti davanti al pubblico. Per ragioni che sono troppo note, questo non è possibile almeno nella fase iniziale. Ma gli incontri saranno tutti registrati e eh, i video saranno postati sul sito della Dante che, di Genova, che potrete dunque tranquillamente seguire. Questi incontri avranno come tema centrale i rapporti tra Dante e la Liguria, però ci saranno anche alcuni temi generali che verranno affrontati, come ad esempio il rapporto di Dante con la musica, Dante nelle immagini mosse dei film e fisse della pubblicità, dei fumetti, Dante e il teatro. E ancora, naturalmente, ci saranno molti incontri nei quali si inquadrerà storicamente il periodo nel quale Dante ha vissuto ed ha operato. Dunque, ogni incontro sarà anche un'occasione per far conoscere ai nostri, al nostro pubblico, la Liguria anche da un punto di vista paesaggistico, perché ciascun video sarà preceduto da riprese dei luoghi che ospitano di volta in volta gli incontri. Qualcuno si potrà domandare perché Dante è la Liguria. In effetti se noi pensiamo a un luogo, a una regione legata a Dante, naturalmente pensiamo a Firenze perché a Firenze è nato, pensiamo a Ravenna perché a Ravenna ha concluso la sua vita, pensiamo a Verona perché è stato uno dei luoghi del maggior esilio. Perché allora anche la Liguria? Per una ragione documentaria ben precisa e per una serie di citazioni. La ragione documentaria è molto semplice, perché abbiamo due documenti attendibili che testimoniano la presenza di Dante in Liguria, esattamente a Sarzana e a Castelnuovo Magra. Il 6 ottobre dell'anno 1306. I documenti attendibili su Dante, sulla sua vita in realtà, sono assai pochi. Sono pochi per una serie di ragioni: e cioè, che intanto nel Medioevo generalmente si dava poca importanza ai fatti degli uomini. La vita era un passaggio per conquistarsi poi l'eterna beatitudine, la vita dell'aldilà. E quindi ciò che l'uomo compiva aveva poco interesse, non c'era il senso della storia che nascerà nel un rinascimento, nell'umanesimo, quando l'uomo era al centro delle vicende terrene, mentre al tempo di Dante era la fortuna a determinare gli avvenimenti terreni e Dante non era altro che colui che come i suoi concittadini, i suoi contemporanei eseguivano ciò che la fortuna aveva deciso. E dunque i documenti erano pochi, erano soprattutto riferiti a atti notarili, a disposizioni pubbliche o religiose, però mancavano naturalmente tutte quelle indicazioni che permettono di ricostruire la vita di un uomo. Noi non sappiamo esattamente quando è nato Dante, sappiamo quando è stato battezzato perché questo era un documento che veniva redatto dalla chiesa una volta all'anno nella settimana santa venivano battezzati i bambini nati nell'anno precedente, quindi sappiamo la data del battesimo di Dante, ma non sappiamo quello della sua nascita. Questo per dirvi che le documentazioni biografiche erano molto molto provvisorie e poco credibili spesso perché poco credibili? Perché anche quando i documenti eh, venivano redatti, poi spesso venivano trascritti e le trascrizioni potevano essere inesatte, poi i documenti spesso andavano perduti, come ad esempio quelli relativi all'attività di Dante nel comune di Firenze nell'anno 1300 e dunque noi abbiamo poche notizie. Bene, tra queste poche notizie, degli anni successivi all'esilio, perché Dante, non dimentichiamolo, che il 10 di marzo del 1302 viene condannato a morte dal comune di Firenze. Quindi non viene condannato all'esilio come spesso si sente, ma viene condannato a morte. Addirittura nella sentenza è scritto che se dovesse tornare a Firenze sarebbe bruciato sul rogo. Quindi c'è proprio questa espressione in latino. E dunque, è la sua condanna a morte, e come scrisse Boccaccio, che è uno dei suoi primi biografi, se non il primo, eh, Dante preferì allontanarsi da Firenze per poter sopravvivere. Bene, è ovvio che quando Dante vive questa situazione, questa condizione di perseguitato politico, i suoi documenti sono ancora più rarefatti perché, certamente, non era suo interesse eh, lasciare tracce di sé per essere eventualmente catturato e portato a Firenze. Ma in questo periodo successivo al 1302 abbiamo appunto, come vi accennavo prima, due documenti che lo portano in Liguria, esattamente a Sarzana e a Castelnuovo Magra. Perché questo è successo? Quando questa vicenda si è realizzata? E da dove Dante è arrivato in Liguria? Il perché risulta appunto dai documenti rinvenuti. Dante aveva una buona fama di uomo diplomatico. In effetti sappiamo, anche qui dai pochi documenti superstiti, che nell'anno 1300 il comune di Firenze lo manda a San Gimignano per una missione che induca gli abitanti di quella cittadina a farsi alleata di Firenze in mano ai Guelfi Bianchi. Nell'anno successivo, 1301, Dante viene mandato come ambasciatore del comune di Firenze addirittura dal Papa Bonifacio VIII, che sempre più voleva intromettersi nelle vicende politiche fiorentine perché Firenze era in qualche modo il, il, il banchiere dei beni del papa le banche di firenze erano potentissime erano addirittura le banche che prestavano i denari ai sovrani d'inghilterra e di altri popoli importanti erano una specie di eh, BCE di allora una banca commerciale europea perché avevano un'estensione assoluta nel continente e il papa aveva incaricato queste banche di ricevere le decime, cioè le tasse, un decimo dei proventi e quindi il Papa aveva interesse a controllare la situazione politica fiorentina che gli fosse favorevole e si faceva sempre più aggressivo. Tant'è vero che proprio mentre Dante era ancora a Roma per tentare di frenare le ambizioni pontificie, tant'è vero che Carlo di Valois mandato proprio dal Papa, entra a Firenze il primo novembre e si ha un capovolgimento del potere che passa dai guelfi bianchi ai guelfi neri. Come allora succedeva spesso, gli sconfitti venivano allontanati da Firenze e le loro case, per evitare che tornassero, venivano distrutte. Ecco perché se noi viaggiamo per la Toscana vediamo molte torri mozze, perché i nemici politici avevano fatto in modo che gli avversari non potessero tornare nella loro casa, nella loro torre, che era il simbolo di autorità. E dunque Dante, sconfitta la parte bianca della quale era parte e salita al potere la parte dei guelfi neri, eh, il cui Rappresentante maggiore raccorso Donati, Dante eh, con un primo giudizio viene condannato a una pena molto alta e viene condannato a due anni di confino. La regola voleva che entro alcuni giorni il condannato venisse a pagare la multa e in qualche modo ammettesse la sua colpa. Dante non ha pagato la multa, non si è presentato a Firenze e allora c'è stata una seconda condanna molto più severa che comportava la condanna a morte. Comincia così nel, nel, nel marzo del 1302 il periodo di Dante Esule che si sposta in varie città, in varie, eh, presso vari casati che lo proteggono e nel 1302 si trova a eh, Forlì, dove il, il signore locale lo manda di nuovo in ambasceria a Verona, dagli Scaligeri, e a Verona viene ospitato. Anche qui la sua ambasceria ha successo e Dante conosce il primo ostello, come lo definisce, presso, presso gli Scaligeri, presso Bartolomeo della Scala. Dante rimane fino al 1304 e poi si trasferisce a Treviso presso Gerardo da Camino e anche qui la sua attività è quella di diplomatico per cercare di sedare le liti tra i vari casati delle diverse cittadine del Veneto. Ma qui lo raggiunge una richiesta di un'attività diplomatica da parte dei Malaspina. I Malaspina che avevano una suddivisione in due rami, eh? lo spino secco che erano filo ghibellini e lo spino fiorito che erano filo guelfi. Ma la spina dello spino secco avevano un problema da risolvere con il vescovo di Luni, che era un'autorità politica in sostanza. C'erano rivalità tra queste due entità politiche che si trascinavano da molto tempo. Addirittura negli anni precedenti i Malaspina avevano mandato degli ambasciatori al precedente vescovo di Luni, il quale non volle neanche ascoltare, ma procedette subito alla loro uccisione. Dante riceve l'incarico dai Malaspina di far da pacere e la pace verrà stipulata il 6 ottobre del 1306 a Castelnuovo Magra dove si era trasferito il vescovo di Luni perché Luni nel frattempo era diventata una città invivibile, macerie, rovine dappertutto e quindi aveva portato eh, il suo palazzo a Castelnuovo Magra. A Sarzana poco prima i Malaspina, esattamente Franceschino Malaspina, aveva delegato Dante a rappresentare il casato. Quindi questa è la ragione, una ragione di carattere diplomatico. Di questo Dante ha vissuto durante il suo esilio. Ecco dunque perché Dante si trova in questa zona. Da dove viene Dante? Eh, vi ho detto che all'inizio del 1306 si trova a Treviso si trova in Veneto e qui lo raggiunge la richiesta di Malaspina. Ora su le ragioni, su colui che ha chiesto a Dante di intervenire, ci sono versioni differenti. Alcuni sostengono che sia stato Moroello Malaspina a far venire Dante in Lunigiana sul consiglio di Cino da Pistoia, un poeta che Dante conosceva, che stimava, col quale, col quale si erano scambiati anche dei sonetti. La mia, il mio dubbio a questo proposito è che proprio nel periodo in cui Dante si muoverà verso la Lunigiana, Morello Malaspina era impegnato in una battaglia molto complessa contro i Pistoiesi e Cino da Pistoia era anche lui in esilio come Dante finché appunto Morello non avrebbe vinto nell'aprile del 1306 questa battaglia con Pistoia. Mi sembra invece più attendibile l'ipotesi che a spingere eh, i Malaspina a cercare Dante come diplomatico siano stati gli Scaligeri. Gli Scaligeri e i Malaspina erano entrambi casati di Bellini. E Dante, dopo aver lasciato i bianchi, non condividendo la loro politica eh, e quindi facendo, come scrive nella commedia, parte a se stesso, Dante in qualche modo si avvicinava anche ai casati ghibellini, quindi la definizione del foscolo di Ghibellin-Fuggiasco è una definizione sicuramente non errata, considerando il tempo del, dell'esilio di Dante. Bene, quindi probabilmente gli Scaligeri e i Malaspina avevano contribuito a portare Dante in Lunigiana. Ora come Dante arriva in Lunigiana? Quali indizi noi possiamo avere? Gli indizi ce li offre la Commedia. Perché nel testo di Dante troviamo numerosissime citazioni di luoghi. Bisogna distinguere. Alcuni di questi luoghi vengono citati perché appartengono alla mitologia, alla letteratura. Quando ad esempio Dante nel canto di Ulisse cita Gaeta, lo fa perché Gaeta è presente nell'Eneide come prima già l'aveva nominata Omero. Quando Dante cita il Rubicone è un luogo storico legato al ritorno di Cesare con le sue legioni, il dado è tratto. Però a volte cita delle località che non hanno una di queste due ragioni o storico-mitologico. E allora si può pensare che Dante in questi luoghi citati eh, ci sia stato. Soprattutto se sono luoghi che non hanno un passato esemplare per qualche ragione, non sono citati in importanti opere letterarie. È ovvio che Dante cita luoghi dove è stato in Toscana prima dell'esilio, quindi citerà Campaldino, citerà eh, la Valle dell'Arno, cita anche Roma dove era stato forse al tempo del, del Giubileo. Ma naturalmente quando poi Dante abbandona la Toscana, ci sono altri luoghi e eh, luoghi che spesso tornano eh, si trovano ovviamente dove è stato in esilio. E allora leggiamo adesso alcuni versi del canto ventesimo nel quale Dante eh, si sofferma sulle origini mitologiche di Mantova, però eh, a questo punto eh, c'è una grande digressione. Leggiamo questi versi. Suso in Italia bella giace un laco. Mm? Apro una parentesi, con questo verso finisce il notturno di D'Annunzio che era andato ad abitare proprio su questo lago dove c'è il Vittoriale. D'Annunzio va ad abitare quando scrive il notturno, 1921. D'Annunzio si considerava il moderno Dante. Eh? Quindi, suso in Italia bella, giace un lago, lago di Garda, ai piedi dell'Alpe che serra la Magna, quindi ai piedi delle montagne che chiudono eh, la Germania, sovratiralli, che ha nome Benaco. Benaco è il vecchio nome del lago di Garda, ancora adesso c'è Torri del Benaco. Per mille fonti, credo, e più si bagna tra Garda e Valcamonica a Pennino dell'acqua che nel detto lago sta. Luogo nel mezzo, laddove il Trentin Pastore, cioè il, il vescovo, e quel di Brescia, il Veronese, Segnarporia se fesse quel cammino. E adesso c'è quello che ci interessa. Siede Peschiera, bello e forte Arnese da fronteggiare bresciani e bergamaschi. Ecco, peschiera, ancora adesso, se ci si passa, si vede questa fortezza eh, che ha le sue. Radici addirittura nel lago, eh, Peschiera però era un paese. Ivi a Peschiera conviene, cioè bisogna, che tutto quanto caschi ciò che in grembo a Benaco star non può. Quindi, tutta l'acqua che non è, può essere contenuta nel lago di Garda deve uscire e farsi fiume, e diventa un fiume giù per Verdi Paschi. Tosto che l'acqua a correre mette cocco, cioè appena l'acqua comincia a correre, non più Benaco, ma Mencio si chiama. Ecco, Dante parla del Mincio che esce dal lago di Garda a Sirmione fino a Governol. E Governol è un paese dove cade in po'. Ecco, vedete che Dante ha descritto il passaggio delle acque del lago di Garda, Sirmione. Mincio, governolo, ma governolo era un paese. Come si fa a citare governolo se non ci si è stati? E allora ecco che cerchiamo di immaginare il percorso che Dante compie. Viene da Treviso, probabilmente passa da Verona perché qui gli Scaligeri lo avevano ospitato e giunto a Peschiera si imbarca. Ora, nel tempo di Dante i viaggi fluviali erano molto frequenti per due ragioni precise. Perché intanto erano più precisi dei viaggi compiuti per terra, ma anche perché evitavano i due pericoli fondamentali del muoversi camminando. Evitavano il pericolo dei predoni, evitavano il pericolo degli animali selvatici. E, Dante a Governolo si imbarca sul Po. E il Po che viene ovviamente a attraversare la pianura padana, che Dante cita in diverse occasioni. Ad esempio, quando Dante vuol descrivere la pianura padana, dice lo dolce piano che da Vercelli a Marcabò, che era una torre sul lago. Sul, su Comacchio, da Vercelli a Marcabodichina e ancora in sul paese che adige Po Riga. Quindi Dante conosce la Valpadana, conosce i paesi, conosce il percorso fluviale che era, vi dicevo, abbastanza veloce allora perché eh, si percorrevano nei fiumi addirittura 8 o 15 km all'ora e quindi un centinaio ogni giorno. Pensate che al tempo di Dante i 700 km da Pavia a Venezia venivano coperti in tre giorni eh? e anche eh, i 320 km, non 700 come ho detto. E i mercanti dell'Adriatico di Comacchio risalivano il Po fino a Pavia, anche qui in tempi molto brevi perché il, il declivio del Po è abbastanza dolce. quindi o con i rematori, o con animali che trascinavano le barche lungo gli Argeni, si poteva arrivare tranquillamente anche a località controcorrente. Il viaggio di Dante ipotizzato lungo il Po si conclude a Pavia. Perché a Pavia? Perché nel Paradiso Dante cita la chiesa, la basilica esattamente, di San Pietro in Celdauro, dove è sepolto Severino Boezio, che è stato uno dei suoi maestri. E quindi vedete ancora una volta una citazione precisa che fa supporre che Dante abbia visto questi luoghi. Eh, San Piero Ciordauro sì. è una basilica romanica molto bella, ma è difficile che Dante l'avesse sentita nominare o ci fosse andato per altre ragioni. Da, da Pavia Dante... Supponiamo sia sceso in quello che era il territorio d'origine dei Malaspina. I Malaspina, prima di essere signori della Luigiana, avevano loro, le loro origini nella zona a sud di Pavia, esattamente nel castello di Oramala, che esiste ancora adesso, dove si incontravano i trovatori che andavano nella Provenza. Ecco, Dante è già nel territorio dei Malaspina. È stato finora nel territorio degli Scaligeri, adesso in quello degli alleati. E da oramala il punto di arrivo inevitabile era Bobbio, dove c'era l'abbazia di San Colombano, che era uno dei punti di passaggio obbligati per chi dalla pianura padana voleva andare in Liguria. Già eh, Carlo Magno aveva fatto omaggio eh, di un, dei terreni ai monaci. Dell'abbazia di San Colombano che è in una zona verso l'attuale Casarza Ligure. Quindi questo fa presupporre che già nel Settecento ci fosse un via di passaggio eh, che da Bobbio portasse alla Liguria. E qui anche comincia. Eh, intanto Bobbio, vi dicevo, era una delle maggiori. Eh, dei maggiori ospitalia, come si chiamavano, cioè i luoghi dove venivano ospitati i pellegrini, che erano coloro che o per esercitare il commercio o perché erano eh, dei soldati o dei militari o dei religiosi si spostavano ed era abbastanza frequente questo spostamento. Prima vi ho parlato degli spostamenti fluviali e gli spostamenti per via terra erano eh, anch'essi frequenti e neppure troppo lenti. Mediamente a piedi si percorrevano 3 o 6 km all'ora, il che significava dai 20 a 40 km al giorno, ovviamente a seconda delle asperità e delle condizioni del terreno. A questo punto si percorrevano dai 5 ai 7 km all'ora, dai 50 agli 80 km al giorno. Se ci si muoveva a dorso di mulo, erano dagli 8 ai 25. Allora, dai 60 ai 120, muovendosi a cavallo, questo ovviamente dipendeva dalla, eh, dalla, dalle condizioni del, del terreno. Le antiche strade romane ormai erano state distrutte, però un po' alla volta si cominciavano a costruire dei camminamenti, soprattutto sulle vie di, di grande transito, come erano quelle che dalla Lombardia portavano alla Liguria. E da San Colombano il passaggio obbligato era la Valtrebbia, quindi questa valle che di volta in volta lungo questo fiume giunge a Patrania, che era un'altra un'altra abbazia dove i monaci ospitavano appunto i viandanti, li nutrivano, però li nutrivano eh, non in maniera luculliana, ma pane e acqua erano assicurati, poi un giaciglio... E li lavavano, li facevano lavare e poi c'era ovviamente la funzione religiosa. Bene, giunto a Patranio c'è un bivio. Chi vuole andare a Genova segue la strada che oggi potremmo dire eh, si indirizza verso il passo della Scoffera e poi scende lungo la Val Bisagno e arriva appunto alla città. Chi invece voleva dirigersi verso la riviera di Levante, da Patrania, che è più o meno un po' prima di Torriglia, tra Monte Bruno e Torriglia per intenderci, doveva salire a scavalcare gli Appennini. Era un dislivello abbastanza eh, notevole, circa 400 metri pochi chilometri, in una zona molto boscosa, in una zona eh, dove la vegetazione era talmente fitta che non si riusciva a vedere per terra la luce del sole. E, questo passaggio avveniva nel passo che oggi definiamo del portello. E qui iniziava la discesa di, eh, dei pellegrini, quindi di Dante, ammesso che abbia fatto questo passaggio, questo percorso, la discesa verso il mare. E anche qui eh, è Dante stesso che ci dà delle spiegazioni. Siamo nel canto... XIX, quello degli avari e prodighi, e a un certo punto troviamo dei versi che ci danno delle indicazioni. Il protagonista di questo canto è il Papa Adriano V della famiglia dei Fieschi. I Fieschi e Malaspina avevano il controllo di queste zone delle quali stiamo parlando, soprattutto i Fieschi nella parte che dal, da Patrania scendeva verso la Val Fontana Buona sino all'attuale San Salvatore dei Fieschi che era stata questa bella basilica completata proprio da Adriano V e Adriano V si presenta ego fui successor Petri sono stato successore di San Pietro e poi abbiamo questo verso che è molto importante intra siestri e chiaveri Sadima, una fiumana bella, e del suo nome, lo titolo del mio sangue, fa sua cima. Che cosa vuol dire? Tra siestri, inizialmente per molto tempo si è pensato che si trattasse di sestri levante, in realtà esiste un paese ancora oggi, dei ruderi di un paese, che si chiama proprio siestri ed è subito sotto il passo del portello. Quindi tra Sestri, possiamo dire alle pendici di questo, di questo passo che mi ha permesso di scavalcare l'appennino, tra Sestri e Chiavari, e Chiavari ovviamente sul mare, si adima una fiumana bella. Cosa vuol dire adima? È un elogismo dantesco. Ad indica movimento verso, ima è la parte più profonda, la parte più bassa. Quindi vuol dire scende verso la foce, quindi tra Sestri e Chiavari indica il percorso compiuto da un torrente che si adima, cioè scende verso il basso, <coughs> quindi non sfocia, come hanno inteso, ha inteso qualcuno, ma scende verso il basso. E che cos'è che scende verso il basso? Una fiumana bella, quindi... È eh, un torrente eh, che è verso la foce ha ancora adesso un aspetto di una grande distesa d'acqua. E del suo nome, lo titolo del mio sangue fa sua cima: eh? Ottoboro dei Fieschi, Conti di Lavagna. Ecco che Dante con questo, questi due versi ci ha spiegato parte del suo probabile percorso: passo del Portello, discesa fino all'attuale Gattorna. E poi, lungo il Torrente Lavagna, la Val Fontana Buona, San Salvatore dei Fieschi, il luogo appunto dove il Papa Adriano V è stato presente, e infine Chiavari. Ecco dunque il percorso dantesco. Poi c'è un'altra località ligure, l'Erici. E l'erici potrebbe essere il punto d'arrivo della navigazione compiuta. Da Dante in direzione di, della Lungiana di Sarzana. Ecco dunque, vedete come la Liguria è presente. Eh, nella commedia ci sono queste località, questo torrente, eh, questi nomi, questi casati prettamente liguri. C'è ancora, naturalmente, è citata Luni, ma ormai, come vi dicevo, non è più una città vissuta. E poi Dante giunge in Lunigiana e in Lunigiana sarà ospite dei Malaspina, sarà, si fermerà nei vari castelli di Mulazzo, eh, di Villafranca, dove i Malaspina lo ospiteranno e dove vogliono alcuni studiosi Dante ha cominciato a scrivere proprio la commedia. In realtà, Boccaccio scrive, ritiene che i primi sette canti Dante li abbia composti. Quando era ancora a Firenze. Una delle ragioni di questa tesi è che l'ottavo canto inizia con seguitando, come se Dante avesse lasciato interrotto qualcosa e adesso volesse proseguire quello che aveva lasciato interrotto. Sempre varie supposizioni sostengono che questi sette canti siano poi giunti nuovamente tra le mani di Dante quando era in Lunigiana e quando frate. Ilaro o Ilario eh, gliel'ha consegnato e questo frate viveva nel monastero del Corvo che si trova presso la foce del Magra. Ecco dunque, vedete come la Liguria è presente in Dante. Ma ci sono altre due località che dobbiamo tenere presenti: una è Noli e siamo a questo punto sulla riviera di Ponente, e l'altra è Turbia. Dante per indicare la Liguria lo definisce con due estremi tralerici e turbia. E allora la turbia adesso si chiama Turbi naturalmente, è l'antico trofeum latino eretto in onore di Giulio Cesare, ritorno dalla Gallia. Trofeum era il nome di questa località. Siamo sulla costa della Liguria, sulla riviera di Ponente. Anche in questo caso è facile pensare che Dante abbia nominato dei luoghi che conosceva. Come mai conosceva questi due luoghi che sono tanto lontani dalla lunigiana? Eh, Boccaccio, che ripeto è stato il primo biografo di Dante, suppone che egli sia andato a Parigi. E Supponi che questo viaggio sia avvenuto intorno al 1310. Tra le ipotesi c'è appunto la conoscenza di località della Liguria di Ponente, Nole e Turbia, ma Dante cita anche la Valle del Rodano, il percorso per andare da Genova a Parigi, il percorso da chi non veniva dalla Val Padana, che allora doveva scavalcare ovviamente le Alpi, era un percorso che. Costeggiava il mar Mediterraneo fino alle foci del Rodano, quindi dopo Marsiglia, e di lì si risaliva il Rodano e poi eh, si arrivava a Parigi. E dunque Dante cita Noli, cita Turbia, cita Arle, cita le valli del Rodano e cita un vicolo degli strami che si trova vicino alla Sorbonne e cita anche alcuni maestri di filosofia che insegnavano proprio a Parigi nel tempo in cui potrebbe essere andato. E in più cita espressamente la città di Parigi nel canto undicesimo del Purgatorio dei Superbi quando dice che l'arte della miniatura è definita alluminar in Parigi. Ecco, ci sono dunque parecchi indizi che ci portano a sostenere, a ritenere possibile Ripeto, la vita di Dante deve essere tutta declinata al condizionale perché di certezze ce ne sono pochissime. E allora ammettiamo anche che Dante possa essere passato dalla riviera di Ponente. C'è un altro dubbio che ancora ci riporta a Dante alla Liguria. Il canto famoso del Conte Ugolino contiene una invettiva nei confronti dei pisani ma si conclude con una invettiva nei confronti dei genovesi, un'invettiva breve ma fortemente eh, potente. Eh? Ve la leggo così eh, vi rendete conto. Ai ah, genovesi, uomini diversi d'ogni costume e pieni d'ogni magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Eh? Quindi genovesi, uomini diversi di ogni costume, quindi privi per ogni moralità e pieni di ogni magagna, eh? di ogni vizio. Eh? Sarebbe bello pensare che Dante volesse scrivere di ogni mugugno, ma mugugno è una parola successiva che Dante non poteva conoscere. Perché non siete voi per il mondo spersi? Eh? Perché non siete dispersi per il mondo? Perché non sparite dalla faccia della terra? Perché Dante è così aggressivo nei confronti dei genovesi? Anche qui abbiamo molte ipotesi. Una, sostenuta dallo storico Umberto Foglietta, riteneva che quando Dante è passato appunto da Genova, forse per andare a Parigi, sia stato aggredito dai Doria. Perché? Perché aveva collocato nell'inferno Branca Doria, quindi tra colori traditori dei commensali, perché aveva ucciso. Michele Zanche, che era il padre della moglie, tra l'altro, e per vicende siamo in Sardegna e quindi siamo lontani anche da, da Genova per f... intrighi interni e quindi aveva trattato male eh, Undoria. Questa tesi sembra abbastanza discutibile perché intanto eh, se Dante passa da Genova nel 1310 ha appena finito di scrivere L'inferno, e quindi è difficile che i genovesi sapessero già la conclusione, la condanna di, eh, di Brancadoria nell'inferno. Neanche è credibile che Dante ce l'avesse con i genovesi perché Genova aveva sconfitto Pisa nella battaglia della Meloria. Dante non era per nulla favorevole a Pisa, tant'è vero che nel canto del conto Ugolino c'è anche. Eh, Pisa vituperio delle genti. Neanche è possibile, è possibile pensare a una avversi, avversione politica, perché? Perché i Doria, quando l'imperatore Arrigo VII scenderà in Italia, i Doria sono favorevoli ad Arrigo VII, Dante è favorevole. Arrigo VII si ferma anche a Genova, no? abbiamo delle tracce consistenti e quindi la pensavano allo stesso modo, cioè erano in qualche modo favorevole all'imperatore. Quindi noi non sappiamo, possiamo fare delle ipotesi, teniamo presente un dato importante, la vita di Dante in esilio è stata una vita molto difficile, a volte molto umiliante. Non si può escludere che qualche genovese in qualche modo avesse complicato ulteriormente la vicenda di esule di Dante Alighieri. Infine vorrei fare un'ultima osservazione lessicale, che ci porta proprio all'inizio della Divina Commedia. Allora, vi ho detto che alcuni studiosi molto qualificati ritengono, anche loro con molti forse, usando il condizionale, che Dante abbia cominciato a scrivere la Commedia giunto in Lunigiana, quindi nel 1306, dopo aver fatto il viaggio che io ho ipotizzato. E dunque, dopo aver attraversato la Val Valtrebbia, che è una valle, molto dalla vegetazione assai fitta, e alla fine di questa valle Dante ha salito eh, una foresta per arrivare al passo del portello. Come comincia l'inferno? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, esta selva selvaggia, aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Ecco, Dante sale al passo del portello attraverso questa, questo bosco, questa selva oscura, ma c'è anche da aggiungere che questo bosco, abbiamo detto, era la fine della Val Trebbia. E cosa dice Dante? Ma poi che fui al piede di un colle giunto, là dove terminava quella valle, eh, la Val Trebbia, e cosa succede? C'è un colle. E in effetti sulla destra del passo del Portello si alza il monte, ma in realtà è poco più di un colle del Lavagnola. Ecco lo scenario è questo. E chi, chi ci esclude che Dante, nell'iniziare la commedia, non avesse presente questa porzione di territorio ligure che aveva percorso poco prima? Eh, si suppone che Dante sia arrivato in Lurigiana il 4 aprile. Dell'anno 1306 comincia a scrivere la commedia quasi subito dopo: è passato da un bosco fittissimo alla fine di una valle. Alla fine di questa valle, di questo bosco, c'è cioè sulla destra una montagna, un colle. Il primo canto dell'inferno vede Dante cominciare a salire questo colle dove poi incontra le tre fiere e una di queste fiere è la lupa. E se noi andiamo ancora oggi percorrendo i percorsi dei feudi Fiscani e ci inoltriamo con un po' di coraggio in questa selva che è rimasta oscura nonostante il passare dei giorni e dei secoli e non è difficile che sentiamo in fondo alla valle un lupo ululare. Ecco dunque, questo possibile, io non voglio assolutamente sposare tesi fantasiose, però sono indizi. E' forse bene tenere presenti. Questa mia conversazione dunque vale un po' da introduzione a tutte le conversazioni successive che riguarderanno gli aspetti del territorio in Liguria, riguarderanno i porti della Liguria, riguarderanno i rapporti dei Fieschi con i Malaspina e con gli Scaligeri, riguarderanno eh, tutto ciò che in qualche modo collega Dante a questa regione. E siccome questa è la conversazione iniziale, mi sembra anche giusto e opportuno che il canto di Dante, che ogni, ogni volta concluderà l'incontro, sia proprio il primo canto. Intanto chi lo ascolta può in qualche modo supporre di trovarsi anche lui nella selva oscura con Dante e poi può avere, da quello che è il significato di questo primo canto, la sintesi dell'intero poema. Dante quando scrive questo primo canto ha già in mente quello che sarà il suo percorso, ha già in mente quello che sarà l'obiettivo del poema. Udirai le disperate strida eh, dei dannati e vedrai coloro che sono contenti nel fuoco, cioè nel purgatorio, perché sanno che poi arriveranno in paradiso. Ascoltiamo dunque ora la lettura del primo canto dell'inferno. Inferno canto primo Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita Ai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura Tante amara che poco è più morte ma per trattar del ben ch'io vi trovai, dirò dell'altre cose ch'io vos corte. Io non so ben ridir com'io vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi ch'io fui al piedi un colle giunto, là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Allor fu la paura un poco queta che nel lago del Corm era durata la notte che ch'io passai con tanta pieta. E come quei che con l'ena affannata, uscito fuor del pelago, alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio, che ancor fuggiva, si volse a retro a rimirarlo passo, che non lasciò già mai persona viva» poi che i posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia diserta, sicché sì il pie fermo sempre era il più basso. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza, leggera e presta molto, che di pelmacolato era coverta, e non mi si partìa dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che fui per ritornar più volte volto. Tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che eran con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle, Si a ben sperar m'era cagione di quella fera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che m'apparve d'un leone. Questi parea che contra me venisse. Con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremasse, ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza. E molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura cuscia di sua vista ch'io perdei la speranza dell'altezza. E qual è? quei che volentieri acquista e giunge il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista, tal mi fece la bestia senza pace, che venendomi incontro a poco a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Mentre ch'io rovinava in basso loco Dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto, miserere di me gridai a lui, qualche tu sii, o d'ombra o d'omo certo? Rispuosemi, non omo, omo già fui, e li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria, ambedui. Nacqui sub Iulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte, che è principio e cagion di tutta gioia? Or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume, risposi io con vergognosa foronte. Oh degli altri poeti l'onore e lume, vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha ha fatto cercarlo tuo volume. Tu sei lo mio maestro e il mio autore. E sei solo colui da cui io tolsi lo bello stile che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. A te convien tenere altro viaggio, rispose poi che lagrimar mi vide, se vuo campar de sto loco selvaggio che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via, ma tanto lo impedisce che lo uccide e a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. Molti sono gli animali a cui s'ammoglia e più saranno ancora finché il veltro verrà che la farà morir con doglia questi non ci berà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute, per cui morì la Vergine Cammilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa, finché l'avrà rimessa nell'inferno, là, onde invidia prima di partilla. on Dio, per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per luogo eterno, ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti, che la seconda morte ciascun grida, e vederai color che son contenti nel fuoco, perché speran di venire quando che sia le beate genti, Ale qua poi, se tu vorrai salire, anima fia a ciò più di me degna. Con lei ti lascerò nel mio partire, che quello imperador che lassù regna, per chi io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera e qui vi regge, qui vi è la sua città e l'alto seggio, o oh, felice colui cui vi regge. E io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò ch'io fugga questo male, e peggio che tu mi meni là dove or dicesti, sicché veggia la porta di San Pietro, e coloro cui tu fai cotanto mesti. allora si mosse, e io li tenni dietro.